Ciao Ricci Afrodite, benvenuti o bentornate nuovamente. Se tu invece non mi conosci ed è la prima volta che mi stai guardando, il mio nome è Verenis e ti invito ad iscriverti a questo canale. Che cato! Come state vedendo dal titolo, oggi vi starò facendo l'ultima, se la mia considerazione generale su prodotti che ho già terminato, che sono già insomma, che ho già finito. Iniziamo subito da questo. Questo è il bagnoschiuma della linea Sien Biologica, bagno crema al latte d'asina. Con questo bagnoschiuma mi sono trovata benissimo, porta 400 ml. Comunque, se avete visto gli altri video haul, sapete più o meno il prezzo. E vi devo dire che non fa tantissimo schiuma, cioè fa schiuma ma non tantissimo. E questo grazie al fatto che c'è il sodium coco oil e non il sodium lauryl sulfate, quindi questo prodotto, sempre a mio parere, per lavare i capelli potrebbe andare anche benissimo. E quindi se sei di quelle che non usano il sulfato, il sodium lauryl sulfate proprio sullo shampoo, questo potrebbe essere un ottimo sostituto, come sia. Quindi mi sono trovata benissimo con questo prodotto e lo ricomprerò, perciò io do un 10 a questo prodotto, già non è prima impressione ma impressione testata, retestata. Un altro prodotto che ho finito è questo, il High Food Aloe Vera, che se ricordate mi aveva mandato la Garnier tutta la linea per testare, però siccome questo l'ho utilizzato di più, soprattutto per le maschere, perché non mi trovavo tanto bene come crema senza risciacquo, nel senso che andava a dare sì idratazione, però solo quello. Quindi se stavi cercando, non stavi cercando proprio capelli almeno con poco frizz, potevi utilizzarla, altrimenti solo idratazioni, che venivano tutti così un po' alla meno peggio. Però comunque è un prodotto biologico che ricomprerò o non ricomprerò. Allora, vi sono sincera, non so se sto congiugando bene, però penso di sì. Non lo ricomprerei, cioè non è che l'ho comprato veramente, scusate, me l'hanno mandato. Andrò a comprarlo di nuovo dopo aver testato questo, l'aloe vera? No, non andrò a comprarlo di nuovo. È un prodotto che non fa a caso mio per la tipologia di capelli che ho, no. Assolutamente no, anche perché ho altri prodotti che sono molto idratanti e mi sono trovata meglio. Questo lo vedrete comunque nei video a venire. Altro prodotto che è già finito è questo olio, la maschera 1001 Uzi, olio straordinario di L'Oréal Elvive. Eccola qua, che si può utilizzare anche senza risciacquo, come crema, rishi o come maschera o come balsamo. Con questo prodotto mi sono trovata bene, porta 300 ml, non so se vi ho detto gli ml di questo, vabbè più o meno tutti le conoscete, 390, questa dell'aloe. Entonces, 300 ml per capelli da normali a secchi, ricomprerò questo, sì, perché mi sono trovata molto bene, l'ho utilizzato più che altro come crema senza risciacquo e mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto moltissimo diciamo il risultato finale con i capelli. Mi sono trovata bene anche per districarli, insomma. Tornerò a ricomprarli. Su questo non vi ho detto il punteggio. Su questo il mio punteggio è 7. E su questo il mio punteggio è 9. Un altro prodotto. Quel video veramente. In quel video ci siamo trovati tutti molto d'accordo su. La maggior parte delle persone ovviamente è d'accordo sull'idea di questo prodotto qua. Ah, ragazzi, cioè io non vi dico veramente tutto quello che ho dovuto fare per consumare il prodotto, perché comunque voi vedete che io compro i prodotti per testarli, ma poi dopo non è che li butto. Cioè non è che ho amici qua vicino che hanno i capelli ricci o afro che possano fare, cioè un prodotto che non mi piace glielo posso dare. Amici tipo di confidenza che anche se li ho testato non fanno caso se ho aperto il prodotto oppure no. Quindi mia figlia ha i capelli mossi tendenti al liscio, perciò non ho a chi dare poi i prodotti, quindi io vado ad utilizzarli proprio. Quindi me li faccio star bene. Questa crema Ricci di Adorn, Ricci senza capricci, direi che mi ha lasciati i ricci molto capricciosi.
sono 200 ml e non ritornerò a comprarlo assolutamente. L'ho utilizzato per le maschere capillari, fai da te, per tutto, perché non volevo buttarlo, non mi piace buttare un prodotto, cioè, intero così, non mi piace assolutamente, quindi l'ho arricchito e fatto funzionare. Non tornerò assolutamente a comprare questo prodotto. Come punteggio, ragazzi, cioè, qua non ci sarebbe proprio punteggio, cioè, non è promosso assolutamente. Non è promossa per me. Ricordatevi sempre che quello che vi dico è sulla base della mia esperienza personale. Magari può esserci una persona che si trovi bene, per carità di Dio, però per me non promosso questo prodotto. E poi andiamo all'ultimo che ho terminato, è il balsamo della L'Oreal Vive Olio Straordinario, che è sempre di questa stessa linea, è tutta la linea questa, nuova formula, vabbè, olio extrafine di cocco, capelli leggeri, pieni di vita, sono 200 ml e con questo balsamo mi sono trovata abbastanza bene, mi districa benissimo i capelli, quindi è un prodotto che tornerò a comprare e come punteggio gli do 9,5. Questo è tutto, questi sono tutti i prodotti che al momento ho finito, comunque ne ho altri, però voglio fare non tutti nello stesso video, ma li divido un po', e quindi niente, questo è tutto quello che ho finito, con punteggio e tutto, eccoci qua, e quindi spero che la mia recensione completa possa aiutarvi più o meno all'ora di scegliere in base alla tipologia di capelli che avete. Ricordatevi che io sono un 3C 4A, media porosità, quindi più o meno guidatevi in base alle vostre esigenze. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacino.